Debutta oggi pomeriggio L'Isola che vogliamo, un'iniziativa volta a rivitalizzare con musica, spettacoli ed eventi culturali l'isola della città vecchia di Taranto. A partire da oggi alle 18.30 e per tutti i mercoledì sino alla fine dell'estate, il borgo antico si riempirà di iniziative di ogni genere, ma gli organizzatori non intendono così dare spazio al puro intrattenimento. L'Isola che vogliamo, infatti, è una sorta di laboratorio attraverso il quale sondare umori e provare a immaginare una città vecchia finalmente diversa, un polmone culturale della città, che va svelato anzitutto agli stessi tarantini, che per pregiudizio, magari anche solo per pigrizia, ignorano i tesori custoditi entro il suo perimetro. Inoltre, l'iniziativa coinvolge associazioni e movimenti, i quali, in una città come Taranto, hanno spesso lavorato senza coordinamento, senza fare rete, con risultati a volte penalizzanti. Esistono queste buone iniziative che penso che servano anche ad educare il prossimo, ecco. Una buona iniziativa, diciamo, sarebbe è l'ideale, ecco. Beh, io credo che è il momento che si faccia qualcosa, è il momento che si faccia, perché nei paesi, io sto a Levorà, no? C'ho la villa lì a Levorà, ebbene posso dire che sono pieni di iniziative, non solo Levorà, proprio nei paesi, si, non lo so, fanno tante cose, ma a Taranto no, c'è poco da vedere. Sarebbe buono. Anche per, non lo so, il turismo dall'esterno verrebbero un sacco di persone. Dovrebbe essere una bella iniziativa, speriamo di far rivivere di nuovo la città vecchia e non che viene solo segnalata per spaccio e cose negative. Il programma è ampio e ce n'è davvero per tutti i gusti. Percorsi turistici, installazioni d'arte contemporanea, degustazioni di piatti tipici della tradizione tarantina, fotografia, teatro, mercatini di prodotti vintage, proiezioni di cortometraggi e presentazioni di libri e naturalmente tanta musica con DJ set e gruppi di strada. Le iniziative coinvolgeranno tutta l'isola, dalla discesa Vasto a Largo San Gaetano, dalla pensilina Liberty a Piazzetta Crocifisso, dalla Torre dell'Orologio a Cantiere Maggesi all'Arco San Giovanni. Tutti gli appuntamenti sono naturalmente ad ingresso libero.